Siamo di fronte alla facciata del Duomo di Spira, ma inizio prima con una foto da lontano che ne fa apprezzare le grandi dimensioni, le quattro esili torri e le due cupole, il corpo occidentale che si contrappone al corpo orientale, la struttura basilicale e per ultima una novità, una galleria in alto che percorre tutte le facciate. Non ha un coro ad occidente Spira, ma un Westwerk che vediamo però nella ricostruzione ottocentesca. All'esterno la facciata tripartita sia in orizzontale che in verticale. L'altro è percorso da nicchie che ospitano moderne statue di imperatori e re. L'ingresso alla chiesa avviene attraverso queste porte in bronzo, ma prima di entrare, come sempre, un'occhiata alla pianta. È una pianta a croce latina a tre navate. La navata centrale si compone di 6 campate, di 12 le laterali, un importante transetto. Un'estesa abside semicircolare. Entriamo in quella che per me è una delle più belle chiese romaniche, non solo della Germania. Il merito sta al gioco dei colori tra l'arenaria gialla e quella rossa con cui è costruita. Per l'animarsi dello spazio, per le nuove forme che per la prima volta qui assumono colonne e pilastri, in realtà dovevano superare un problema tecnico. In un edificio di così grandi dimensioni, passare dalla più leggera copertura in legno alle volte in muratura. La soluzione è stata addossare ad entrambe le facce dei pilastri una robusta colonna che termina con un capitello poco sopra le arcate. Passerà il testimone ad una seconda colonna che arriverà fino alla volta sorreggendone il peso. Vediamo da qui che l'arco traverso poggia direttamente sul secondo capitello. Ed anche che la colonna vicina è più esile perché non deve sorreggere lo stesso peso. Si chiama sistema obbligato o alternato ed è il nonno dei pilastri polistili del gotico. Dalla navata laterale entriamo nella cripta, ahimè troppo buia. Corrisponde allo spazio sia del coro che del transetto. Il Panteon Reale, 8 re e imperatori sono sepolti qui. Appartiene alla prima fase costruttiva, quella voluta da Corrado II, iniziata nel 1030. E non sono da trascurare nemmeno gli imponenti pilastri che stiamo vedendo. Risaliamo ed entriamo nella duplice cappella, un vano a base quadrata che quattro colonne suddividono in tre navate. Ne vediamo la particolarità, è doppia perché si estende anche al piano superiore. Al piano inferiore dove ci troviamo c'è il fonte battesimale. Bei capitelli a motivi vegetali ornano le colonne. E da motivi vegetali sono anche quelli della cappella superiore. La sala è spoglia, non ha altari. Ora che siamo su possiamo vedere dall'alto il fonte battesimale. Ecco come compare questa cappella nel suo insieme. È stata costruita nel 1050, laddove la navata incrocia il transetto, si innalza la cupola ottagonale. Siamo proprio qui e davanti a noi si apre il coro. Il coro rialzato sulla cripta si articola su due livelli, in basso per le funzioni di tutti i giorni, in alto l'altare maggiore e la sedia del vescovo, su cui pende questo Christus Triumphans in bronzo. Ed ecco una panoramica che va dal transetto nord, attraversa tutto il coro e ti porta al transetto sud. I transetti si concludono con due cappelle semicircolari. Nelle navate colpisce la grande luminosità che viene data dal gran numero di finestre. La cosa che mi ha piacevolmente sorpresa è che Spira è stata liberata di tutti gli orpelli barocchi. Sono rimasti solo modesti affreschi ottocenteschi alle pareti. Iniziamo ora il giro esterno, questo è il fianco nord. Si vede il corpo occidentale con le due torri. La costruzione della cattedrale di Spira è iniziata nel 1030 per volere di Corrado II. Era già terminata nel 1061, ma nemmeno 20 anni dopo, nel 1080, Enrico IV decide di ampliarla. La novità più importante di questa costruzione, che va sotto il nome di Spira 2, sono proprio le volte. I lavori terminano nel 1106. Oltrepassato il fianco nord, siamo di fronte alla grande abside semicircolare. Le loggette, gli archetti ciechi, le lesene, nei secoli del Romanico, sono state introdotte in tutta Europa, dalla Spagna alla Svezia, dai maestri comacini. Sono presenti anche qui. Ed ecco il fianco sud. La fortuna di Spira dopo Spira 2 è di non aver subito modifiche.
e di essere rimasta compiutamente romanica. Anche se i peggiori danni li ha subiti nel 1689 dalle truppe francesi. Ecco il Reno, tra poco saremo in albergo.